Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Francesco Giubilei, una Meloni che non ha dismesso i toni della campagna elettorale, come dice Caprarica. Tutto sommato, se si pone in un atteggiamento di conflitto con le attuali cancellerie europee in vista della sfida del 2024, rischia di scontrarsi con una diffidenza maggiore e quindi un rischio di non portare in buca le palle che vuole giocare. Ma io non vedo da questo punto di vista una situazione di conflitto con le altre cancellerie europee, anzi mi sembra che la politica estera che sta portando avanti Giorgia Meloni, più in generale il governo italiano, sia una politica estera su tanti temi, su tanti dossier, in cui l'Italia ha ritrovato una centralità che aveva perso negli ultimi decenni. Cito su tutto il tema del Nord Africa da un punto di vista energetico e non solo, anche i tanti incontri bilaterali che sono stati realizzati con vari leader dei paesi africani lo testimoniano. Da questo punto di vista però è evidente che il tema dell'immigrazione, non lo scopriamo certo oggi, rappresenta un problema estremamente grave che l'Italia, così come tutti i paesi di primo approdo, perché in realtà non è un problema solo italiano, ma è un problema che riguarda anche la Grecia, un problema che riguarda Malta, un problema che riguarda la Spagna, tutti i paesi dell'area del Mediterraneo non possono affrontare da soli un'emergenza di così vasta scala. E quindi la richiesta del Presidente del Consiglio è che vi sia da parte dell'Unione Europea un aiuto, e questo aiuto non può essere però pensare di dare delle risorse o dei soldi all'Italia come era stato proposto, che giustamente il governo anche attraverso il ministro Piantedosi ha rifiutato, per rendere il nostro paese una sorta di grande campo profughi a cielo aperto. La soluzione deve essere cercare di intervenire non tanto e non solo con la ridistribuzione dei migranti, perché è un palliativo poi la ridistribuzione dei migranti, e peraltro ci sono alcuni paesi, tra cui anche la Polonia, che è alleata in Europa con Giorgia Meloni, che sono contrari alla ridistribuzione dei migranti, ma la soluzione deve essere, e concludo, cercare di risolvere il problema a monte, quindi intervenire in quel cosiddetto piano Mattei che riguarda tanto l'energia quanto l'immigrazione, per cercare di bloccare le partenze. Questo l'Italia non lo può fare da solo, ma ci deve essere un aiuto anche da parte dell'Unione Europea, ed è giusto dirlo in modo chiaro. Allora, nel